E adesso vado da quel signore, da quel bel signore che vedevo prima, era già pronto per il collegamento. Sono io sono il signore? Sì. Daniele Liotti è il signore che vedevo inquadrato e dicevo, sì. Ma io vado dal signore. Come stai, Daniele? Ciao, Mara. Mi fa tanto piacere ritrovarti, rivederti e buona Pasqua a te e a tutta la tua famiglia. Grazie. Come passi allora anche tu queste giornate? Perché immagino che anche tu, come tutti quanti noi, stai chiuso dentro casa. Sì, sto chiuso dentro casa, assolutamente. Però guarda, ti devo dire, noi alla fine ci siamo organizzati, nel senso che avendo una bambina di 2 anni e mezzo, Beatrice, tu te la ricordi perché l'ultima volta che ci siamo visti era il suo compleanno. Come no, certo, mi ho fatto anche regalino. Anche un bellissimo regalo. Esatto, esatto, che a questo punto ero preparato a questa evenienza. Eccolo qua, eccolo questo lì. È il tuo regalo. Ti farà una capa tanta. Che si è già ovviamente distrutto. Che fa, suona? Sì, no, tutto il giorno. Buona, canta, palla. E quindi ci siamo organizzati, nel senso, lei con lei è sempre una giostra, quindi musica, balli, danze, marionette, spettacoli, teatrini. Poi c'ho il figlio grande, sì. E con lui c'è invece la sezione giochi un pochino più grandi, quindi più da grande. Quindi, ma lui risico, era a Londra, è tornato? Monopoli. Lui sì, non è tornato, era a Londra? È tornato. Quando tu sei... Sì, ben... era a Londra. Allora quando noi... Vedi che ricordo tutto, nonostante l'età ho ancora un po' di memoria. Ma quale età? Ma per favore. Quale età? Lui è qua con me. E lui fa il musicista. Non l'ho mai visto così tanto come durante questo periodo. Lui fa il musicista. Francesco. Francesco, che saluto insieme a tutti gli altri. Per cui siete tutti assieme? Siamo tutti assieme. Si cucina tanto. Si mangia anche tanto, si mangia, si bevicchia ogni tanto. Il tempo, devo dirti che alla fine passa, è stato più duro l'impatto iniziale quando siamo stati in questa situazione così un po' frastornati di incertezza. Poi una volta accettata la cosa, nel senso che non dico che uno si mette l'anima in pace, però è una condizione che dobbiamo rispettare, l'abbiamo certo, accettata certo. E allora... Cerchiamo di ingannare il tempo, cerchiamo di divertirci perché non ci dobbiamo far togliere questa voglia e questo coraggio di vivere. Quello che sta succedendo è grave, è difficile anche da accettare, cambierà un po' tutto, soprattutto per il dopo, però non ci deve togliere la voglia e il coraggio di vivere, no? Da questo punto di vista dobbiamo essere tutti quanti molto reattivi. E avere così la forza di tirare sulla testa e di dire ok, è successo questo, non doveva succedere, ma sì, adesso Daniele, non possiamo più evitarlo, quindi dobbiamo per forza andare avanti. Sai, è molto difficile per chi è solo. Io penso molto alle persone sole, no? In questo... Io sono pienamente d'accordo con te, infatti credo che sia per le persone sole, per le persone anche un pochino più grandi di età, siano la categoria che soffre di più. Mandiamo un buona Pasqua infatti a tutte le mamme o le nonne che non possono vedere il loro figlio e i loro nipoti e soffrono tanto anche per questo. E stanno soli. Io colgo l'occasione, uso questo enorme canale per mandare un bacio grande a mia madre, che non vedo e sta sola, poverina, da più di un mese. Quindi le mando un bacio gigante e oltre a lei lo mando a tutte le mamme, a tutte le nonne e i nonni che non possono vedere i loro nipoti e i loro figli. E anch'io mando un bacio grande e un bacio grandissimo alla tua mamma. Come si chiama la tua mamma, Daniele? Grazie. Come si chiama? Rosella. Rosella, ti mando un grande abbraccio, un strucon, come abbiamo detto prima con Mica. Uno strucon e buona Pasqua, Rosella. Speriamo di uscire presto da questo incubo, perché Daniele dice bisogna essere positivi, però non è sempre facile, perché ci sono dei momenti molto, molto duri, molto malinconici, dove è difficile poi, no, superare
tutto, però dobbiamo farcela sì. tutti assieme, bisogna farcela. Sì. È un momento in cui si fa anche una presa di coscienza, si riflette, è un momento di riflessione. Assolutamente. L'importante è che dopo la presa di coscienza e dopo la riflessione bisogna uscire positivi. Cambierà tutto, cambierà il modo di interfacciarsi con le persone, di dimostrarsi l'affetto, perché magari l'abbraccio, la stretta di mano, il bacio saranno cose che all'inizio non potranno succedere. Però le persone si possono anche parlare con una mascherina davanti, a un metro, a due metri di distanza. L'altro giorno stavo facendo la spesa, è passato un ragazzo e io stavo un po' per sulle mie, no? E insieme c'era una coda di persone, stavamo tutti quanti in fila per entrare al supermercato. Questo ragazzo è passato, ha appoggiato il carrello, ha finito di fare la spesa e con la mascherina ha detto tanti auguri a tutti, buona Pasqua. Io, una cosa semplicissima, io sono rimasto un attimo così, perché ho detto ma che vuole questo, no? La prima reazione è questa. Poi invece ho pensato che cosa c'è di più bello di avere tutti quanti uno stesso sentire comune, che è appunto questa situazione certo. che stiamo vivendo, no? E partire da questo, questo è il punto di partenza. Con le mascherine distanti due metri, va bene, ma buona Pasqua anche a te, ma io ti abbraccio anche virtualmente. Bisogna avere coraggio, è un virus, lo sconfiggeremo, lo sconfiggeremo. Guarda, questo è Daniele, importante che ce lo mettiamo Daniele, bene in testa. Daniele, non siamo mai stati tanto uniti come adesso, te lo posso dire, veramente. Io la vedo così. Sì, sì. E poi riapprezzeremo di più tutto quello che la vita ci dà, perché ci cambierà. E ci credo cambierà. Che per molte cose ne usciremo anche migliori. Io lo dico sempre questo. Perché rispetteremo di più tante cose. Ma nel frattempo Daniele, però nel frattempo stanno lavorando in tutto il mondo scienziati, ricercatori per trovare un vaccino, ma col vaccino sarà più lunga, perché col vaccino ci vorranno parecchi mesi, forse anche un anno, ma io mi auguro veramente che si possa trovare presto la terapia giusta, la medicina giusta per combattere questo virus. Ecco, io confido in questo. Io mi auguro che questo possa accadere presto. Questa è la cosa. Una delle cose. Dimmi. Una delle cose buone, che una delle poche cose buone in questo momento che sta succedendo, è che la parola è passata agli scienziati, agli studiosi, ai medici. E chiaramente bisogna pensare ai problemi dell'economia di tutto il mondo. Ogni singolo paese deve pensare alla propria economia, però in questo momento la fa da padrone la voce dello scienziato, no? E quindi tutti quanti insieme siamo andati molto avanti rispetto alle ultime o all'ultima epidemia che abbiamo avuto su questo pianeta. Quindi sicuramente la terapia giusta la stanno mettendo a punto. Non sarà una cosa breve, però il fatto che parlino loro, che decidano loro quando riuscire dalle case, quando riaprire le attività produttive, questo a noi ci deve confortare. Perché loro chiaramente studiano, lavorano per trovare una soluzione il prima possibile. E facciamo anche appunto, diamo una nota di merito, no, a tutti quelli che stanno lavorando indefessamente su questo problema. Da questo punto di vista mi sento di dire che mi sento tranquillo, nel senso penso che tra poco arriverà la soluzione. Anch'io. Daniele, ti dedico questo filmato alla tua carriera. Grazie. Tu non vuoi neanche fare l'attore, non hai fatto l'attore? No, io perché no, t'ha mollato la tua fidanzata, sì, attrice. Sì. E tu? Sì. Sei soddisfatto fino adesso, Daniele, di tutto quello che stai facendo? Sì, sono soddisfatto, sono incredulo, sorpreso, perché appunto non è mai stata una cosa che ho inseguito così tanto.